Si è aperta questa mattina nella sala del capitolo del complesso monumentale di San Domenico Maggiore, alla presenza del sindaco Luigi De Magistris, la seconda sessione euro-mediterranea promossa dall'associazione MEP Italia con 7 scuole della città metropolitana. L'iniziativa, che si concluderà sabato 14 ottobre, coinvolge studenti liceali, italiani ed europei, nella simulazione di un'attività parlamentare e vede i giovani confrontarsi su tematiche come il Mediterraneo e l'immigrazione. Il progetto nasce più di 20 anni fa, noi siamo una rete di scuole in Campania ed in Italia, collegata a una rete di scuole europea. Organizziamo sempre questi incontri tra studenti che come parlamentari si riuniscono in commissione e poi in assemblea per discutere le risoluzioni che loro hanno redatto. È un incontro di giovani delle varie nazioni europee, tra di loro si scambiano impressioni, opinioni. E questo noi pensiamo sia proprio il miglior modo per sviluppare la cittadinanza europea e nello stesso tempo incitarli alla democrazia, all'importanza del dibattito e del dialogo tra le culture. Gli esiti dei lavori svolti in lingua inglese e rispettando il linguaggio tecnico di una seduta adulta saranno poi consegnati ai rappresentanti locali del Parlamento europeo. Per una settimana discuteranno temi di interesse e topic per la Commissione europea, per il Parlamento europeo, temi di grossa attualità, dall'immigrazione all'uguaglianza di genere, insomma, un'occasione di misurarsi con questi temi, di misurare se stessi in attività del genere in cui vanno ad approfondire conoscenze e si misurano con altre, si confrontano con altri ragazzi, con altre persone di sensibilità sostanzialmente differente, e questo aiuta anche senza dubbio la loro crescita, la loro consapevolezza, coscienza culturale, politica e il loro senso di cittadinanza europea. Gli studenti stranieri provenienti da Francia, Portogallo, Spagna, Cipro, Olanda, Grecia, Austria e Bulgaria saranno ospitati presso famiglie di coetanei partenopei ed avranno la possibilità di visitare la città e di scoprirne i più bei luoghi di storia e cultura. Molto lungimirante che si è scelto il Mediterraneo come argomento centrale per costruire un'Europa dei diritti, dei popoli, della giustizia sociale, della pace e della sicurezza. Un'Europa unita nelle diversità, nelle autonomie e anche nel rispetto reciproco. Un lavoro che la città di Napoli sta facendo con grande forza a livello italiano, dando il suo contributo a livello europeo ma anche a livello africano e medio orientale. E ci è riconosciuto anche sotto il profilo della sicurezza, dell'integrazione e di una politica diplomatica dal basso. E il sostegno dei giovani, le idee dei giovani per noi sono molto importanti.